Primo tempo non brutto, bruttissimo. Abbiamo rischiato di andare sotto anche di qualche gol in più e forse la partita non l'avremmo ripresa. Bravo a Fiorillo che ha tenuto in partita la squadra, ma abbiamo giocato veramente male. Abbiamo fatto i primi 6 minuti, dopodiché abbiamo fatto gol e ci siamo tirati tutti indietro, che è una caratteristica di questo ultimo Pescara delle ultime giornate, che è una cosa che a me non piace nel modo più assoluto. Nel secondo tempo sono cambiate un po' di cose, sono entrati giocatori un po' più offensivi e la partita l'abbiamo giocata nel modo giusto, abbiamo riequilibrato un po' il centrocampo e la partita l'abbiamo fatta nostra, con merito nel secondo tempo. Nel primo loro avrebbero meritato sicuramente di più. Quindi 4-3-3 promosso come all'inizio del campionato? Ma non si tratta di 4-3-3, si tratta di una mentalità propositiva e non di sparagnina, che è una cosa che a me non è mai piaciuta.